Che entrino i nipoti! Che entrino i nipoti! Luciana, Federico e Antonio, venite, venite! Finalissima di Nonnissimi! Ben ritrovati ragazzi, c'è un po' di emozione, di dietro le quinte eravate lì con i vostri nonni, tutti un po' emozionati per questa, perché adesso è il momento della seconda coppia finalista qui a Nonnissimi. Allora Antonio, vieni, vieni sul podio Antonio, ciao, ben trovato. Presentaci nonno, vai. Buonasera a tutti, grazie per essere, per l'invito di questa bellissima puntata. Sono qua per presentarvi nonno Franco, il mio maestro e il mio primo maestro di fisarmonica. Nonno Franco! Nonno Franco! Ecco qui nonno Franco. Aiù, aiù. Allora Francesco è andato a recuperare il suo strumento, eccolo qui. Allora, un piccolo regalo per voi, non è tanto piccolo perché sappiamo che lì, nel vostro, nella vostra Putifigari, è un momento attesissimo, hanno aperto il teatro, è pieno di vostri amici e parenti in costume, dei costumi stupendi tra l'altro. Vediamo se ci sono in collegamento. Ciao Putifigari! Ciao! Ciao Antonio, ciao zio, ciao, ciao, ciao! Ciao Franco! Ciao! Con i costumi originali, tra l'altro costumi di grande valore, eh? Ah, mi stanno incitando, eh? Allora vogliamo cominciare? Vai! Fantastici! Avete visto che balletto lì a Putifigari, hanno fatto una coreografia deliziosa. Ci hanno accompagnato. Li salutiamo, sì sì. Grazie, grazie. Come si chiamano gli abitanti di Putifigari? Putifigari. Putifigaresi. Putifigaresi. Putifigaresi, sì sì. Ciao Putifigaresi, ciao Putifigari! Bellissimi questi costumi. Ciao, 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 ciao. Ciao. Insomma, immagino anche l'orgoglio dei vostri compaesani della vostra terra. Grazie, Marco. Che dite? Che, perché vi sghignazzate? Scusa, perché con Alvaro è impossibile non fare delle battute. Mi dici, posso dire questa no. Della fitta? Ma no, non è una fitta, non è una roba. Vabbè, puliamola un po'. Lui ha conosciuto attraverso il cinema altro tipo di fisarmoniche, diciamo. E diceva che quella più bella che ha visto di fisarmoniche è quella di Edvige Fenech. No, vabbè, chiusa la parte, bellissima dai. Donna, niente sì. Di volgare in tutto sì. Ciò, anche perché non era un film, era un film quasi per famiglie, visto quello che si gira oggi. Però, e di loro cosa pensate, Alvaro? Che è bello, è bellissimo insieme. Perché vedere un ragazzo così giovane, che di solito vanno con la chitarra, con la batteria, oggi come oggi, questo, certo. Lo strumento che loro vogliono. Vedere un ragazzo così giovane che suona la fisarmonica è meraviglioso. Questo è grazie al nonno, grazie a tuo nonno, no? Che ti ha
instradato, per te adesso è una professione, sì, sei è una anche professione. Un insegnante, no? Sì, 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 sì. Poi soprattutto grazie a nonno durante la pandemia abbiamo fatto tante dirette su Facebook, su YouTube, dove praticamente impazziva il web, tant'è che abbiamo 45.000 iscritti su YouTube, grazie a nonno. Beh, avete tenuto un po' di allegria, sì, no? A tanta sì, gente in un momento particolare. Complimenti, grazie. Accomodatevi pure, grazie. Perché adesso arriva la terza coppia in gara. Allora, iniziando dal nipote, che è straordinario, Federico. Vieni, Federico. Adesso Antonio e Francesco. Aggiungi pure l'applauso tuo, che non si sa mai. Infine... La fisarmonica è stato questo ragazzo straordinario che ha scelto questo strumento per, come sono stati quei due carabinieri in Borghese che sono andati al negozio di fisarmonica, in effetti, che sa, c'era questo che gli piaceva tanto la fisarmonica, e allora ha chiamato il proprietario e dice: mi piacerebbe il prezzo, sapere il prezzo di quella fisarmonica bianca là. Dice: ma voi siete carabinieri? Dice: sì, come ha fatto a capirlo? Noi siamo in Borghese. Perché solo due carabinieri si sbagliano una fisarmonica in termosicuro. È un classico la barzelletta sui carabinieri. Usiamo l'arma.